Il contesto in cui maturò l'uccisione di Guazzelli era un contesto sociale drammatico per Agrigento, cioè il sogno industriale infranto, la politica delle clientele dilagante. Qualcuno dirà: ma oggi non ci sono più le clientele, si sono enormemente ridotte in alcune enclavi che in questo momento forse sono anche dure a essere superate definitivamente, ma certamente il contesto agrigentino è diverso da quello in cui maturarono quei tragici fatti. Cioè, a quel tempo chi poteva immaginare una città che andasse verso un incremento di flussi turistici come quelli che stiamo vivendo in questo momento? Cioè, l'idea di economia che si aveva era completamente diversa. E allora mi piace pensare che il sacrificio e soprattutto l'impegno quotidiano di tanti magistrati, forze dell'ordine, con sacrifici che purtroppo ci sono stati, come quello di Guazzelli, di Livatino, di altri, non sia stato invano, perché le operazioni che hanno potuto svolgere in termini di investimento culturale, sociale, di azione efficace, di lotta al fenomeno mafioso, ha costituito preservazione di presente e soprattutto l'investimento di futuro, quel futuro che è oggi e che allora era presente e di cui stiamo cogliendo i frutti. Ho avuto l'onore di accompagnare i ragazzi di prima A del nostro plesso Pirandello a seguire questa commemorazione. Devo dire che il rispetto che i ragazzi hanno dimostrato nei confronti di... è molto importante una giornata come questa, perché le nuove generazioni possano capire il valore della partecipazione, dell'impegno civile e del sacrificio di queste persone, perché loro possano essere veramente i semi di questo impegno e possano continuare a seguire i valori della legalità, che dobbiamo, diciamo, nella nostra quotidianità e nell'adempimento del dovere quotidiano portare tutti avanti, anche nel nostro piccolo. Ricordare è un dovere, perché serve a rendere omaggio a un professionista serio, capace, innamorato del suo mestiere, della sua professione, innamorato di questa terra. E poi è anche un dovere, perché serve ad additare ai carabinieri di oggi, alle generazioni più giovani, qual è la via da seguire, qual è l'impegno e la determinazione da approfondire nella lotta contro le organizzazioni mafiose. Periodi difficili ce ne sono stati, ce ne saranno sempre, cioè la lotta a Cosa Nostra non è mai, voglio dire, un'attività semplice. Cambiano gli scenari col passare degli anni, perché Cosa Nostra ha questa capacità di mimetizzarsi, poi riemergere, cambiare gli obiettivi da perseguire. Quello che non deve cambiare è la determinazione, l'impegno costante, duraturo, nell'affrontare le sfide che Cosa Nostra pone giornalmente. Picchetto, parte! Presenta! Onori al caduto!